Allora faremo delle cose abbastanza di definizioni stamattina, però prima devo mettere da parte un paio di cose. Che non ci voleva questa interruzione per malattia perché rischiamo di aver perso un po' di ritmo, quindi bisogna, quando si fanno certi argomenti bisogna mantenere la pressione, no? Bisogna mantenere il ferro caldo e purtroppo questa interruzione ci ha fregato. Quindi farò un discorso molto semplice. Per cortesia non cominciamo, se no vado a letto. Sono ancora fuori dalle complicazioni fuori fase. Allora, questo sia un sistema di riferimento solidale alla lavagna. Cos'è un sistema di riferimento? È un sistema di assi cartesiani, d'accordo, però avete anche bisogno di capire bene come funziona il tempo, quindi associate a ogni punto, a ogni evento, per noi un evento è un posto dello spazio, è un istante temporale. Avete bisogno di poter assegnare il tempo anche e non solo le coordinate spaziali. E quindi quando voi avete un sistema di orologi disposti nello spazio e questi orologi sono sincronizzati, avete un sistema di riferimento. Quindi noi faremo la meccanica di Newton e quindi stiamo immaginando di avere a che fare con velocità che sono molto piccole rispetto alla velocità della luce. E quindi quel famoso parametro beta, che è definito come V su C, la stiamo pensando molto piccolo, ok? E quindi stiamo essenzialmente pensando che la velocità della luce sia infinita. E quindi il problema della sincronizzazione degli orologi è banalmente risolta. Addirittura succederà che nella fisica di Newton, se io sono su un treno e ho sincronizzato i miei orologi con questo segnale infinitamente veloce e guardo i miei orologi, io sono felice all'interno del mio sistema di riferimento, faccio la mia fisica, la mia cinematica e passo davanti a un altro sistema di riferimento, voi, dove voi pure avete fatto il vostro lavoro di sincronizzazione degli orologi, troveremo che i nostri orologi sono d'accordo, cioè con la velocità della luce infinitamente grande, oppure se volete essere un po' più fisici, con velocità molto basse, la velocità del treno molto bassa, la velocità della luce, il confronto tra i miei orologi in moto con i vostri sarà un ottimo accordo. Quindi questa è la fisica di Newton. Ok, non ci sono problemi di sincronia, una volta che io sono sincronizzati io saranno sincroni anche voi, per voi e viceversa. Questo è vero se le velocità sono basse, se le velocità sono alte, alte rispetto a cosa? Rispetto alla velocità della luce, allora ci si accorge che ci sono dei problemi di sincronia. Noi siamo in fisica di Newton, siamo qua, non ci sono problemi di sincronia. Chiamiamo questo il sistema XY. Questa è l'origine, chiamiamolo l'origine O, e immaginate che rispetto alla lavagna si stia muovendo un altro sistema di riferimento, questo è l'asse X, mio migno è l'asse X e l'Y è l'asse Y, e si sta muovendo nella direzione degli assi X, e a un certo istante ci sarà, immaginate che l'origine del sistema mobile coincida con l'origine del sistema fisso, fisso rispetto alla lavagna, mobile rispetto alla lavagna. Quindi a un certo momento questo sistema si sta muovendo, non so bene come disegnarlo, mettiamo degli apici, quindi questo sistema, immaginato su un treno, si sta muovendo con una certa velocità V. Questo è un V maiuscolo per distinguerlo poi dal V piccolo che può essere la velocità di un corpo, questa è la velocità del treno, quindi se volete questo è un vagone ferroviario. Ok. Che si sta muovendo con velocità V maiuscolo. Quindi abbiamo orientato gli assi nello stesso modo, cioè la X' è nella direzione di X e la Y' è nella direzione di Y. Le origini non coincidono, però a un certo momento, a furia di muoversi, questo è l'origine O', a furia di muoversi ci sarà un istante in cui le due origini coincidono, d'accordo? E immaginate che lì voi fate scattare gli orologi sia del treno che gli orologi della lavagna che stanno già girando e non abbiamo problemi, quindi fate in modo quindi che quando le due origini coincidono, non voglio rovinare il disegno, l'orologio del treno sia fatta coincidere con gli orologi della lavagna. Mezzogiorno,
Poi da quel punto in poi Newton ci dice che con la velocità della luce Einstein ci dice in realtà non aveva problemi. Gli orologi del treno e della lavagna gireranno e segneranno la stessa ora. Dopo un po' il sistema, chiamiamo questo, lo so, il sistema sigma, e questo è il sistema sigma primo. Dopo un po' il sigma primo si sarà spostato, e disegniamo così, l'ho spostato in y solo per poterli distinguere. Dovete immaginare che in y le due coordinate, le origini coincidono, l'ho spostato solo per poter risolvere il disegno. Quindi l'origine O' è qua, ok? Va bene? E questo si sta spostando, d'accordo? Quindi un punto che è qui verrà visto dai due sistemi di riferimento e ognuno dovrà assegnare delle coordinate spaziali e temporali. Quindi la coordinata y, come potete vedere, è uguale. Quindi questo è y' e questo è y, quindi la prima cosa che uno scrive è una cosa del genere. Ho fatto io in modo che le origini coincidano e che il moto è lungo l'asse x, quindi la coordinata y non cambia, è la stessa coordinata y. Ovviamente la coordinata x come è messo? Beh, la coordinata x come è messo? Beh, la coordinata x' è questa quota qua. Ok. Quindi la coordinata x' è uguale a tutta la distanza x meno questo. Quindi chiamiamolo così, chiamiamolo una cosa del genere. Ci intendiamo con questa notazione O', la distanza. Se volete, questo forse è una brutta notazione, chiamiamo questa distanza qua, però la voglio usare, okay? La distanza tra le due origini. Però dovete tenere presente che siccome il treno, cioè il sistema x' e y' si sta muovendo, quella distanza tra le origini sta cambiando nel tempo. Quindi in realtà questa distanza qua è una funzione del tempo. Questa è una funzione del tempo, perché il treno si sta spostando. Poi, ovviamente abbiamo l'asse z, se volete, va bene, ce la mettiamo. E abbiamo il tempo, siccome la velocità del treno è molto lenta rispetto alla velocità della luce, e non lo dirò più adesso, siamo in fisica di Newton, l'orologio del treno e l'orologio della lavagna coincidono, quindi possiamo aggiungere così t' uguale t. Cioè questa affermazione qua è la meno banale di tutte quelle che ho scritto, perché è quella che si può accettare a valle di aver capito che il problema della sincronia degli orologi un po' evapora se la velocità è molto 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 bassa rispetto alla velocità della luce. Quindi questa è una ottima approssimazione. Però è quello che Newton scrisse senza esitare, perché lui non sapeva, diciamo che non si era posto, erano prematuri i tempi, il concetto di tempo per lui era una specie di orologio di Dio. C'era un orologio madre da qualche parte, era il tempo assoluto che scorreva inesorabilmente. E questo tempo assoluto era condiviso da tutti. E solo molto dopo che Einstein e Poincaré si sono posti il problema: ma come si fa a sincronizzare gli orologi? Che ci si è accorti che non è così semplice, che non esiste un tempo assoluto, esistono dei tempi privati, dei tempi, i miei orologi sincroni, i vostri orologi sincroni. Ma per Newton tutto questo non era ancora balenato, si può dire, e lui ragionava in termini di un orologio di Dio, quindi un tempo unico che batte. Però capiamo che questo concetto qua, che il tempo è condiviso da tutti, lo stesso tempo, lo si recupera nella fisica di Einstein quando la velocità è molto molto bassa. È una fantastica approssimazione ed è quella su cui noi ragioneremo, d'accordo? Tempo universale. Allora, se questo oggetto si sta muovendo, ognuno di questi due sistemi di riferimento farà la propria cinematica, descriverà quindi la variazione guarderà la variazione della posizione delle coordinate al passare del tempo. Il tempo è universale e cominceranno a fare la loro cinematica. Per esempio, è evidente dalla prima riga e anche dall'ultima che la velocità nella direzione y per il sistema sigma primo cos'è per definizione? È la derivata
della coordinata y rispetto al tempo del sistema sigma primo. Questa è la definizione cinematica. È evidente che la y è uguale, ed è evidente che il tempo è uguale, cioè non c'è nessun tempo, c'è un tempo universale, il tempo t' è uguale al tempo t, e per via di come ho orientato io gli assi è per costruzione che y' è uguale a y. Quindi la prima cosa che si capisce subito è che la velocità nella direzione y è condivisa da entrambi, tutti e due sono d'accordo nel scrivere la componente y della velocità. Ed è evidente che tutti e due sono d'accordo nel scrivere la componente della velocità nella direzione z. Di nuovo, è un misto di banale e di profondo. È banale che la coordinata y' e z' sia uguale, perché per costruzione è così. Anche se, in effetti, se vi ricordate, non è neanche tanto banale quello. Perché chi si garantisce che le dimensioni trasverse non cambiano? Vi ricordate il ragionamento del proiettile della canna del fucile? Quindi in realtà dire che questo è questo è nascosto là sotto l'ipotesi e anzi la certezza che le dimensioni trasverse al moto, perché il moto sta venendo nella direzione x, la y e la z sono direzioni trasverse al moto. E la convinzione che la coordinata trasversa non cambi ci viene proprio dal ragionamento del proiettile nella canna. Quindi a pensarci bene non è neanche banale questo, ma quello che è più profondo è questo qua, okay? Però prese queste due cose e messe insieme per la definizione di cinematica di cos'è una velocità, viene la conclusione che la velocità nella direzione y e la velocità nella direzione z, cioè nelle direzioni trasverse, che la direzione trasversa e velocità non cambiano, le componenti della direzione trasversa non cambiano. E invece nella direzione longitudinale cosa succede? È evidente che io devo guardare questa relazione qui e devo partire dalla definizione di cos'è la velocità nella direzione x. La definizione è che è una derivata, è un opportuno limite per delta t che tende a zero di un rapporto incrementale, quindi ho la derivata della coordinata x rispetto al tempo che mi è pertinente nel laboratorio sigma primo. Io prendo le mie coordinate, i miei tempi, costruisco la velocità, ecco la mia velocità. Il tempo però, l'abbiamo detto, è universale, la novità è quassù, quindi è evidente che io devo fare la derivata rispetto al tempo universale, quindi questo è il tempo universale, il tempo condiviso da tutti, di cosa? Di x meno questa distanza O' che è funzione del tempo, ok? E questa distanza d qua che io devo, che sarà funzione del tempo, come sarà funzione del tempo anche questo? Perché questo si sta spostando, no? Questo si sta spostando, quindi avrò la derivata di x rispetto al tempo meno la derivata rispetto al tempo di questa distanza tra le origini. Quindi la distanza tra le origini sta cambiando del tempo, è una funzione del tempo. Per quello non mi piaceva la lettera d, perché avrei avuto la derivata rispetto al tempo di d, quindi non so, chiamatela qualcos'altro. Va bene? Chiamiamola eta. Quindi questo diventa ok. Quindi cos'è eta? È la distanza tra le origini. L'origine O è solidale con la lavagna, l'origine O' invece non lo è, si sta spostando nella direzione X. Allora, cambiamo un po' di notazione. Chiamiamo la derivata di eta, oppure questa notazione per esplicitamente, chiamo questo
V cappello, V maiuscolo, scusatemi, V maiuscolo, cioè quello è la, se volete, è la velocità dell'origine primo rispetto all'origine, ok? Cioè la velocità di questo punto qua. Cioè questo punto qui come si muove? Potrei indicarlo con una freccia sopra. Si sta muovendo in che modo? Si sta muovendo come la derivata rispetto al tempo di O' O nella direzione X. 0 nella direzione Y e 0 nella direzione Z. Quindi questo simbolo qua, se volete, rappresenta la componente x della velocità dell'origine rispetto dell'origine primo o primo rispetto all'origine della lavagna. È chiaro? Questa è la velocità di o primo rispetto a o. Questa è la lavagna. Questo invece è il treno, ok? Quindi uso questa notazione qua, che V senza alcuna freccia è questo pezzo qua. Chiamo questo così. Quindi sto dicendo che la velocità di O' rispetto a O è semplicemente questa. Sto dicendo che si muove nella direzione X con una certa... Va bene? Quindi facciamo un po' di spazio. Quindi stiamo scrivendo cosa? Che intanto c'è il tempo universale e quando stiamo facendo Newton questo non occorre neanche dirlo. Ti chiedo solo di essere consapevoli delle problematiche dietro questa affermazione. Abbiamo che la V è uguale alla, non scriverò la Z che è la stessa cosa, e che la componente X della velocità è uguale alla componente X meno questo, ok? Va bene? Questo qui. Questo è questo e questo qui con la notazione quella. Va bene? Ci siamo? Di nuovo cos'è questo? Allora andiamo a costruirci le accelerazioni. Silenzio! Queste sono di nuovo le formule che, da cui dovete partire, queste qua. Queste sono quelle da cui partire. Cos'è l'accelerazione nella direzione Y? Cos'è? Va bene, è la derivata della velocità, così. Ma uno potrebbe anche dire che l'accelerazione è la derivata seconda, no? Della coordinata, quindi questo può anche essere scritto così. Ok? È evidente che questo è uguale, se lo scrivo così, questo è uguale alla derivata rispetto al tempo universale. Sto solo facendo in due modi. Tempo universale, c'è un unico tempo. La Y è uguale. E quindi vedete che concludete che l'accelerazione della direzione Y non cambia, oppure la potete fare così, che è la stessa cosa. Quindi questo diventa la derivata seconda rispetto al tempo universale, stesso tempo, e la coordinata Y. Dov'è? Dove lo scrivo? Ecco. La coordinata Y è cambiata. Quindi questo è così. Ok. Invece la coordinata X.
Questa è la definizione, accelerazione derivata seconda, no? Tempo universale. X cos'è? X, x primo è x meno questo qua. Ovviamente la derivata è un operatore lineare, a maggior ragione la derivata seconda è lineare, quindi questo qui è uguale alla derivata seconda di x rispetto al tempo, meno la derivata seconda rispetto al tempo di o primo o. Questa è l'accelerazione nella direzione x. Questa può essere scritta in due modi, se volete, sto facendo cose semplici, derivata rispetto al tempo di questo, e questo lo chiamerò, se volete. Quindi questa è la derivata secondo rispetto al tempo della distanza tra le origini, ma la distanza, la forse sto correndo troppo, voglio essere il più prolisso possibile. Cos'è la derivata seconda? Quindi vedete che io sto facendo così. Questa cos'è? È quello che ho chiamato questo. Quindi questa roba può essere scritta come la derivata rispetto al tempo della velocità tra le origini, che l'origine O prima O ha rispetto all'origine O. Questa qua la chiamerò con una, introduco una notazione, la chiamerò, che so, A, è un'accelerazione, ha le dimensioni di un'accelerazione, è la derivata di una velocità rispetto al tempo. La velocità di chi? Dell'origine nuovo o primo rispetto a O. Quindi questa funzione qua, quando la, questa distanza O primo O, quando lo derivo due volte, è un'accelerazione e la chiamo A maiuscolo, ok? Quindi dico anche questo. Queste sono le tre equazioni. Questo è il problema che stiamo descrivendo. Stiamo descrivendo un sistema di riferimento solidale alla lagna, un altro che si muove rispetto alla lagna. Nell'istante è il moto di quello che è il moto rispetto alla lagna è nella direzione x, quindi condividono gli assi x, y e z. Il moto è, nella, è lungo la direzione x. Quando le origini coincidono è l'origine del tempo, come potete vedere qui. Quando quando t è uguale a 0, io sto per ipotesi immaginando che O' coincida con O quando t è uguale a 0. D'accordo? Quindi quando t è uguale a 0, i due sistemi, sigma e sigma primo, condividono lo stesso x. Perché quando questo è 0, condividono lo stesso x. Però al passare del tempo questo O' si sta muovendo, ha una sua cinematica, quindi assegnerò al moto di O' quelle grandezze che abbiamo imparato a fare con la cinematica, la, una velocità e un'accelerazione. La velocità dell'origine O' rispetto a O è semplicemente la derivata rispetto al tempo di questa distanza, che è la coordinata, la posizione dell'origine O'. La derivata di quella coordinata rispetto al tempo la chiamerò V maiuscolo. L'accelerazione di O' cosa sarà? È la derivata seconda della coordinata x dell'origine O'. È molto semplice. Quindi questa è la velocità di O' rispetto a O. Questa è l'accelerazione di O' rispetto ad O. D'accordo? È molto semplice. Notate come la coordinata trasversa non cambia, la velocità trasversa non cambiano e le accelerazioni trasverse non cambiano. Sono le accelerazioni, sono le coordinate trasverse, scusatemi, longitudinali, e le velocità longitudinali e l'accelerazione longitudinale che cambiano.
Quello che ho appena fatto adesso, questa legge di trasformazione qui, ovviamente c'è anche la Z, e ovviamente c'è la, il tempo universale, questi qua sono chiamate le trasformazioni di Galileo, ok? Allora, la trasformazione di Newton-Galileo, io preferisco, li chiamo anche di Newton, Galileo barra Newton, perché qua sotto c'è, c'è la fisica di Newton, ci dicono delle cose interessanti. Per esempio, se il treno se questa è la vostra strada e questo è il treno e sul treno avete un sistema di riferimento e il treno si sta muovendo con una certa velocità, se questa velocità fosse costante, cioè a priori dipende dal tempo, ma immaginate che sia costante, questo è un caso speciale, ok? Mettiamo, non so, se è costante, allora cosa deducete subito? Cosa deducete subito? Che l'accelerazione sta gola oggi proprio mi sta facendo morire, è andato una settimana che mi sta facendo morire, l'accelerazione forse potrei scrivere senza parlare, se il treno ha una velocità costante allora le due accelerazioni, l'accelerazione vista dal treno e l'accelerazione vista dalla pensilina, quindi questa è la stazione, eccola qua, ok, saranno uguali anche le accelerazioni, perché? Perché questo A chi è? Questo A è la derivata rispetto al tempo di questo V cappello, di questo V, V maiuscolo, continuo a dire cappello, perdonatemi, di V maiuscolo, E se V maiuscolo è costante, allora A sarà 0 e quindi le accelerazioni sono condivise. Molto semplice. D'accordo? Va bene. Allora, da un po' da questo punto qui vorrei partire. Vediamo, perché devo chiacchierare un po'. Quindi questo è molto importante. E si esemplifica, perché queste cose le ho già dette purtroppo più di una settimana fa, quindi abbiamo perso, il ferro si è raffreddato. Questa lezione andava fatta subito dopo quelle introduttive alla relatività, perché questa formula qua in un certo senso è dietro quella famosa descrizione di Galileo della cabina, della nave o della vostra esperienza in un'automobile che non sta facendo né frenate né nessuno sta pigiando l'acceleratore né toccando il freno né sterzando, finché un treno viaggia a velocità costante, se io sono qua con il mio gesso in mano vicino al naso lo lascerò cadere e cadrà con la stessa accelerazione con cui cadrebbe la un gesso fatto cadere vicino al naso di una persona qui. Avrebbero esattamente la stessa accelerazione, quindi io in un treno che viaggia a velocità costante non ho problemi a stare verticale. Cos'è la verticale? La direzione lungo la quale i gessi cadono quando sono lasciati cadere da fermo, si intende. Invece se il treno sta accelerando di là, andando sempre più rapidamente, io in che direzione cadrà il gesso? Cadrà di là. E io per stare un po' in equilibrio in treno e non cadere devo inclinarmi così in modo di essere lungo la nuova verticale. Quindi finché il treno non fa accelerazioni
cioè finché, cos'è l'accelerazione del treno? L'accelerazione del treno è la derivata rispetto al tempo della velocità del treno. Se questo è zero, se il treno non fa accelerazioni, allora la persona sul treno e la persona sulla pensilina condivideranno la descrizione di tutte le loro esperienze di vita ordinaria, il versare il tè, il far cadere gessi, giocare a baseball, giocare a pallacanestro, non ci saranno alcune differenze. Okay, questo è il motivo per cui si chiama trasformazione. Questo si chiama la trasformazione di Galileo, perché nell'ipotesi che poi la distanza tra le origini varia in maniera costante nel tempo, cioè se io facessi il grafico in funzione del tempo, della distanza, io l'avevo chiamato eta, della distanza dell'origine mobile, quello del treno rispetto alla lavagna, se vedo una legge oraria di questo tipo, ok? Non avrò l'accelerazione dei due sistemi di riferimenti, sarà uguale, perché una legge oraria di questo tipo mi dice che il treno si sta allontanando dalla stazione con un andamento lineare nel tempo, a intervalli regolari nel tempo, la distanza aumenta tot ed è sempre la stessa aumento, perché per l'appunto questo è una retta che ha una pendenza sempre uguale a se stessa. Questo è il disegno della legge oraria di un treno che si sta muovendo a velocità costante. L'accelerazione del treno vale zero e quindi le accelerazioni di chi è sul treno e chi è sulla pensilina saranno uguali. È evidente che se il treno fa una legge oraria diversa, se per esempio fa una cosa del genere, sta cambiando in qualche modo quadraticamente o esponenzialmente o qualcosa del genere, è evidente che non sarà così, perché la velocità del treno starà cambiando. Inizialmente la velocità è bassa, questo magari è la retta tangente, la pendenza della velocità in questo istante è piccola, la velocità in questo istante è più grande, la velocità è qua è più grande, quindi vedete istante per istante la velocità, che è la pendenza della retta tangente, sta cambiando. Quindi la derivata è di velocità è diverso da zero e quindi avrò che l'accelerazione di chi è sul treno sarà diversa dall'accelerazione di chi è sulla pensilina. D'accordo? Va bene. Allora, molto brevemente, perché non ho più tempo per essere prolisso, cos'è un sistema di riferimento inerziale? Allora, Galileo si è parlato delle leggi di Newton stamattina. La prima legge di Newton viene spesso, in realtà è attribuita direttamente a Galileo, e dice essenzialmente questo, che un corpo che non interagisce con nessun altro corpo manterrà una velocità costante. Questo è quello che dice la prima legge. Cosa si intende per interazione? L'interazione è una delle parole più importanti del corso, e l'interazione è un modo con cui due particelle possono influenzarsi, due o più particelle. Allora, ovviamente noi discuteremo forze di contatto, per esempio io riesco a spingere su questa lavagna, ci sarà la forza peso, poi ci sarà la forza gravitazione, che è un contesto molto più generale dell'esperienza della forza peso. Avremo le forze di Coulomb, avremo quindi forza di contatto, che bello, forza di contatto, forza peso, forza gravitazionale, che ovviamente è un caso generale questo. Avremo la forza di Coulomb, che in realtà è la spiegazione di cosa sono le forze di contatto. Avremo le forze di Lorentz, ok? E ci sono due tipi, forze elettriche, che essenzialmente si ricondurrà quindi alla forza di Coulomb, e ci saranno le forze magnetiche di Lorentz.
Poi ci sono voi chimici o chi ha fatto chimica mai forse ha sentito parlare di forze di Van der Waals. Forze di Van der Waals sono anche quello un residuo della forza di Coulomb, quindi sono forze elettromagnetiche. Quindi parleremo di forze. La parola forza non mi piace qua. Interazioni elettromagnetiche. Quindi in questo corso essenzialmente si faranno le forze gravitazionali e le forze elettromagnetiche. Le forze di contatto verranno usate per esercizi di fisica molto semplici, però la forza di contatto in realtà è un'interazione molto complessa, però se uno va a livello microscopico a vedere cosa sta succedendo, si riconduce a essere una forza elettromagnetica tra gli elettroni dei vari atomi. Come tutte le forze tipo Van der Waals, in ultima analisi sono forze elettromagnetiche. Quindi ci sono essenzialmente due tipi di interazioni che discuterò in questo corso, gravitazionali e elettromagnetiche. Chi studia fisica studia almeno altre due, si parla della forza forte nucleare e della forza debole nucleare. Sono interazioni, modi in cui particelle possono influenzarsi a vicenda. Allora, cosa dice Galileo? Dice, se una particella è sola, ma proprio sola, se non c'è nessuna altra particella vicina con cui interagire, non riesce a interagire gravitazionalmente perché non c'è un altro corpo materiale vicino con cui interagire gravitazionalmente, non c'è un altro corpo con cui interagire elettromagneticamente. Se è completamente sola, cosa fa? Cosa fa? Una particella che è sola, cosa fa? Allora, le cose sono essenzialmente due. Dico così, definizione, un sistema di riferimento inerziale è uno in cui una particella sola, ma proprio sola, mantiene una velocità costante. Cos'è una velocità? Una velocità è una grandezza vettoriale, mi raccomando. Questo è quello che dice la prima legge di Newton, ovvero la legge di Galileo, di inerzia, che è possibile trovare un sistema di riferimento in cui una particella lasciata sola manterrà la sua velocità costante. Questa è la prima legge di Newton. È possibile trovare un sistema di riferimento, perché è evidente che, attenzione, una particella con velocità costante, datemi un esempio di velocità costante, velocità nulla, ok? Un corpo è fermo, ok? Non si muove per sempre, le sue coordinate non cambiano il tempo, ha velocità nulla, velocità nulla. Eccolo qua, ok? Adesso, se io mi metto devo cercare di dire qualcosa di molto semplice. È una cosa molto semplice, eppure me la sto complicando per motivo stamattina. Lasciate perdere il gesso fermo perché non può funzionare, sto perdendovi. Deve essere chiaro una cosa, che voi un corpo lasciato senza interazioni non si muoverà di velocità costante se per caso l'osservatore è in un treno che sta accelerando. Cioè, se io nel muovermi vado a una velocità sempre crescente in quella direzione, sto accelerando, il corpo materiale che io vedo fuori dal finestrino, che non sta interagendo con nessuno, perché non avrà una velocità costante? Perché sono io che sto accelerando con una velocità crescente, per esempio, e quindi vedo lui andare nella direzione opposta con una velocità che sarà non più costante, perché sono io che non ho una velocità costante. Dovete capire questo. Il vedere un corpo isolato, senza interazioni, non far nulla, cioè non cambiare la sua velocità, dipende dall'osservatore, dipende dal sistema di riferimento. Se io scelgo un sistema di riferimento, che è in rotazione, io vedrò che il corpo sta facendo un moto
che non è affatto la velocità costante, perché vedo voi per esempio fare un moto circolare attorno a me, state facendo un moto circolare, adesso mi viene da vomitare, eppure non c'è nessuna interazione su di voi, ma sono io che ho sbagliato a guardarvi, perché sono io che sto facendo un moto che non è costante ma sta accelerando. Quindi è importante capire, cerco di dirlo così, reset, parto da zero. Definizione, sistema, è una definizione questo, sistema di riferimento inerziale. Cos'è un sistema di riferimento inerziale? È un sistema nel quale un corpo isolato ha velocità costante. Ok? Questo è un sistema di riferimento inerziale. Esistono sistemi di riferimento inerziali o è un'invenzione vuota? Questo è un po' il vero nocciolo, eh? E io vi posso dire, sì, i sistemi di riferimento inerziali esistono, ve ne posso indicare uno. Il sistema di riferimento inerziale che potreste, con cui potreste iniziare a fare la fisica di Newton è un sistema di riferimento in caduta libera in un campo gravitazionale non in rotazione rispetto alle stelle fisse. Tiè. Ok? Nella mia cabina di un ascensore che qualcuno ha tagliato il cavo e io sono in caduta libera, quello è un sistema di riferimento inerziale. Finché non sbatto per terra e mi ammazzo, avrò un'esfisica di Newton, di Galileo, perché il gesso lasciato stare di fronte a me rimane in quiete. Oppure se gli comunico una piccola velocità, lui manterrà, proprio perché è isolato, dovrebbe mantenere la sua velocità costante, se è un sistema di riferimento inerziale. E lo è, perché appena gli do la botta, lui se ne va in linea retta e io cado assieme a lui e lui va in linea retta. Ci sono foto, fior di foto sui libri di fisica di questo fatto qui. Quindi, un sistema di riferimento inerziale esistono. Come si fa a costruirne uno? Beh, lasciatevi cadere. Ma l'importante è che non siate in rotazione rispetto alle stelle. 10 minuti all'ora. Queste cose diventeranno più chiare più si va avanti. Le definizioni in fisica non sono facili, perché alla fine apprendono polpa, cioè hanno significato, solo quando uno le usa. Quindi, come definizione così, da scrivere al primo anno di università, cos'è un sistema di riferimento inerziale? È un sistema nel quale un corpo isolato, in assenza di interazioni con altri corpi materiali, manterrà la sua velocità costante. La velocità è un vettore, questo vuol dire che mantiene la stessa componente nella direzione X, la stessa direzione Y, nella direzione Z. Se la velocità era nulla, rimarrà nulla, perché velocità costante vuol dire che non cambia la sua velocità. Quindi se per caso inizialmente è in quiete, perché voi la tenete con la mano e poi lasciate la presa, lui manterrà la velocità nulla, rimarrà fermo. Se invece nell'istante iniziale ha una velocità in quella direzione, continuerà a muoversi in quella direzione. Se è isolata, ma se la fate interagire, se entra in scena un'altra particella e interagisce magari gravitazionalmente oppure elettromagneticamente, allora la particella non manterrà la sua velocità, cambierà la sua velocità, perché sta subendo l'influenza dell'altro corpo. Ma se non ci sono corpi con cui scambiare informazioni, se il corpo è isolato, non ci sono interazioni, il corpo manterrà la sua velocità, che è un vettore, a patto però che il sistema sia inerziale, perché se il sistema non lo è, se il treno è in accelerazione, è ovvio che la particella che io vedo dal finestrino o anche all'interno del treno non mantiene la sua velocità costante. D'accordo? Che poi i sistemi di riferimento inerziali esistano e non sia una definizione vuota è una cosa su cui dobbiamo parlare un po'. Ma preferisco farlo crescere, come lievitare come una torta. Allora, primo punto, osservazione sperimentale. Osservazione, questa è un N, sperimentale. Quello che sto per dirvi adesso sono delle affermazioni
che riassumono l'esperienza di laboratorio in fisica di Newton. Immaginate che questo sia l'universo visto da un sistema di riferimento inerziale. Quindi questo presuppone che voi avete individuato il sistema di riferimento inerziale, che un corpo isolato mantiene costante la sua velocità. Adesso facciamo diventare più interessante la cosa, aggiungiamo un altro corpo. Okay? Un corpo isolato è noioso, introduciamo un secondo corpo. Quindi è un sistema di riferimento inerziale, deve essere importante questo, system riff inerziale. Per il fatto che questo corpo non è più isolato, chiamiamolo il corpo 1, perché? Perché c'è in vicinanza c'è un corpo 2 e stanno interagendo con le varie modalità con cui i corpi possono interagire. Per il fatto che il corpo 1 non è più isolato, non vi aspettate che la sua velocità sia costante. Cambierà. Quindi il corpo 1 non ha una velocità costante e voi conoscete cos'è l'accelerazione. Il corpo 1 non ha più una velocità costante. Perché? Perché è in interazione con la 2. Se la 2 non ci fosse, essendo sistema di riferimento, la 1 avrebbe velocità costante. Quindi siete su un treno che sta andando in linea retta, non sta facendo curve, perché se facesse curve ci sarebbe un'accelerazione verso il centro di curvatura, non sta pigiando sul freno e non sta nemmeno pigiando sul gas. Il treno sta andando in maniera dritta e voi all'interno del treno tutto avviene come a casa vostra. Versate il tè, fate basket, d'accordo? Siete su un treno di questo tipo. Adesso la particella 1 vede un'altra particella, quindi la sua velocità non è più costante, quindi ha un'accelerazione. Qual è l'accelerazione della particella 1? Sarà la derivata rispetto al tempo della particella 1. Questa è la sua accelerazione, che sarà diverso da 0, no? È diverso da 0 adesso. Perché? Perché è in interazione. L'osservazione sperimentale è questa. Guardate quello che fa anche la particella 2. Fate la cinematica anche della particella 2 e scoprite una cosa estremamente interessante. Che l'accelerazione del corpo 2 e l'accelerazione del corpo 1 sono sempre antiparallele. Quindi lo disegno così. Sono sempre antiparallele. Antiparallele. Allora, ci sono due casi che tratteremo nel corso di fisica di Newton. Che le forze siano, che l'interazione sia attrattiva o repulsiva. Ok, per esempio la gravitazione è sempre attrattiva, le interazioni elettromagnetiche possono anche essere repulsive. Allora, quando facciamo un disegno che sia repulsivo, allora questo mi sta dicendo che se questa è l'accelerazione del corpo 2, il corpo 1 ha un'accelerazione in direzione opposta. Quindi per esempio una freccia del genere. Attenzione! È molto importante che queste due accelerazioni non hanno lo stesso modulo. Non ho parlato di moduli, ho parlato di direzioni. In generale i due corpi avranno moduli di accelerazione diverse, ma l'affermazione sperimentale, l'osservazione sperimentale è che le accelerazioni di due corpi in interazione saranno sempre antiparallele. Io lo scrivo così. Cioè uno accelera di là, l'altro accelera di là. Questo è uno scenario repulsivo. Lo scenario attrattivo sarebbe con questo che accelera in questa direzione e questo accelera di là. D'accordo? Fatelo sul vostro quaderno, non voglio disegnare tutti e due i casi. L'importante è che voi vi rendiate conto che stiamo dicendo una cosa importante, che le accelerazioni sono antiparallele. D'accordo? Questa è la prima osservazione. D'accordo? Faccio una definizione. A partire da questa osservazione sperimentale, introduco un concetto che si chiama rapporto di massa. E mettiamo rapporto di massa inerziale, poi la parola inerziale lentamente vi spiegherò di dirlo. Massa inerziale, rapporto di massa inerziale.
un rapporto, un ratio, sarà un numero puro. Questo numero puro io lo scriverò così. Non ho ancora detto cos'è m. Sto dicendo un rapporto di massa tra la particella 2 e la particella 1, cos'è per definizione? È il rapporto inverso dei moduli delle accelerazioni. Definisco il rapporto di massa in questo modo. Quanto vale, per esempio, se per esempio guardate queste frecce qua, la A1 e la A2, ho tirato i moduli a caso, deve essere molto importante che sui vostri quaderni venga fatto che i due moduli delle accelerazioni siano le frecce A1 e A2 abbiano lunghezza diversa, è molto importante. Se voi disegnate le frecce uguali state per prendere una cantonata pazzesca. Queste sono le frecce delle accelerazioni. In generale avranno moduli diversi. Io dirò, se per caso vedo che le due frecce hanno lo stesso modulo, se avviene con un esperimento, due corpi che li faccio interagire, se per caso viene che quando misuro le accelerazioni e determino i loro moduli, se avviene che le due accelerazioni sono uguali, dirò che i due corpi che stanno interagendo hanno la stessa massa. Se invece vedo che l'accelerazione, come in disegno, se vedo che il modulo 1 è maggiore del modulo dell'accelerazione 2, allora deduco che dirò con questa definizione che il corpo 2, quello che ha il modulo dell'accelerazione più corto, dirò che lui ha una massa maggiore dell'altro. Per esempio, guardate, quanti di questi stanno qua? Uno, due. Ok? Quindi il rapporto di massa quanto vale? Guardate come è scritto. Quanto vale? No, quanto vale? Un mezzo. Il rapporto di massa di questo disegno vale un mezzo, è un numero puro, perché è un rapporto di accelerazioni. Nel sistema internazionale l'accelerazione si misurerà in metri al secondo. Però dal disegno io vedo che l'accelerazione 1 ha un modulo che è doppio dell'accelerazione 2, quindi cos'è il rapporto di massa della 2 rispetto alla 1? Della 2 rispetto alla 1 è l'accelerazione del modulo da 1 diviso il modulo da 2 e quindi è un rapporto di 1 a 2. D'accordo? Vedete che l'accelerazione, scusatemi, era 2, no? Questo è due volte questo, non un mezzo. Se cominciamo a sbagliare qua. Lo vedete? Quindi dico che il rapporto di massa della 2 rispetto alla 1 è di 2 e quindi dico che la massa della 2 espressa in unità di 1 della massa della 1, è questo che sto dicendo, la massa della 2 espressa in unità della 2 è uguale a questo. Cioè queste due affermazioni dicono la stessa cosa, che il corpo 2 ha una massa che è doppio della massa 1. Non ho ancora parlato di chilogrammi, sto solo confrontando le accelerazioni e quindi dico che il rapporto di massa è il rapporto inverso dell'accelerazione, in questo caso il rapporto inverso dell'accelerazione è 2, quindi il 2 ha una massa che doppia quella della 1, lo vedete? È molto semplice. A questo punto uno per esempio introduce un'unità di misura, prende un corpo 1 che è il suo corpo preferito e questo è il corpo in qualche modo standard. Questo vuole rappresentare, no? Una massetta che uno mette poi sulla bilancia, il disegno stilizzato. Quello è il corpo standard che poi terrà sotto vuoto, sotto chiave, in un museo, da qualche parte, e dice questo è il mio standard, ok? Questo io lo chiamo un chilogrammo. Poi prendo un corpo X
questo è un corpo X, lo faccio interagire con questo in qualche modo, c'è una interazione qua, eh? Per esempio misuro le loro accelerazioni, faccio il rapporto inverso delle accelerazioni per avere la massa del corpo X rispetto allo standard. Quindi la massa del corpo X è uguale a qual è alla massa dello standard moltiplicato per quella cosa là, no? Quindi qua avrei l'accelerazione del corpo standard diviso l'accelerazione del corpo X. E quindi vedete che io riesco a segnare masse. Se questo lo chiamo chilogrammo, questo sarà 2 kg se l'accelerazione del corpo X è due volte... No, scusatemi, se... un attimo, devo controllare il disegno. È giusto il disegno? Giusto. Sì, è giusto. Ci siamo capiti, no? Se questo è il corpo standard e questo è il corpo X... D'accordo? Come mai non sta squillando il cellulare? È già sforato l'ora, quindi è strano che non abbia squillato. Va bene, sono le 10:03, facciamo una breve pausa.